Il cuore mi sta praticamente schizzando fuori dall'altolace. Non lo so, non so che dire. L'emozione è troppa, è tanta. È comunque un risultato che abbiamo conseguito assieme. Tutta questa splendida comunità, questa splendida gente, quindi il risultato è di tutti. Laddove questo ci fosse, perché io sono scaramantico fino alla fine, finché non lo portiamo a casa, non. Esatto, incrociamo le dita. Questo è un momento storico per il nostro paese, c'è un cambiamento e un futuro radioso, siamo grandi! Ti prendo il cazzaro, ci danno un bel risultato per il Movimento 5 Stelle, aspettiamo di vedere se sono verificate fino alla fine dei conteggi, però è un bel segnale sia nel cazzaro che in tutta Italia. Adesso si completa la filiera dai comuni fino al Parlamento, all'Europarlamento, avremo portavoce del Movimento 5 Stelle a disposizione del futuro sindaco di Napoli. Speriamo con ansia che succeda veramente questo fenomeno strepitoso, speriamo. Guarda, posso dirti questa cosa, sono fra i soci fondatori di questa associazione che abbiamo messo su 4 anni fa ispirandoci completamente al Movimento 5 Stelle. Quello che mi sento di dire è che la grande marcia rivoluzionaria che oggi sta conquistando il comune di Neucattolo è iniziata da un singolo passo. Quel singolo passo però era pieno di voglia di cambiamento, ci abbiamo creduto fino in fondo. Adesso inizia una sfida, ma ce la godremo e daremo il massimo perché ci abbiamo sempre creduto sin dal primo passo che oggi ci ha portato qui. Sono felice, potremo avere il primo comune a 5 Stelle della provincia di Bari, è un grande onore, vento di cambiamento nella città di Neucattolo, ci sarà tanto da lavorare, ma i risultati si vedranno dai primi mesi, perché abbiamo messo gente onesta e gente sconosciuta alle procure della Repubblica. Diciamo noi! Sono ansioso. Perché effettivamente però a 45 minuti dello scrutinio, no. Questo non se lo aspettavamo. È possibile cambiare, i cittadini stanno capendo da che parte stare, stiamo vincendo ovunque. Adesso è il tempo di parcheggiare per abbracciare Raimondo e tutti i ragazzi. Ci vediamo fra poco. Il cielo è stellato sopra Neucattolo, è stellato! Una battuta, la ricotta è finita! Non mi viene la ricotta! Siamo nella storia di Neucattolo, tutto questo è fantastico, è straordinario. Questa carica, questa determinazione ci permetterà di amministrare così come tutti questi cittadini ci chiedono di fare. C'è bisogno di riscatto, i cittadini hanno bisogno di una politica che parte e nasce dai cittadini, quindi andremo lì e faremo quello che ci chiedono di fare. Noi chiediamo agli stessi cittadini di non lasciarci soli così come hanno fatto fino adesso.
Eccoci qui a Noicattaro con il primo sindaco 5 Stelle Raimondo Innamorato. Questa gioia io la prendo e la trasmetto a tutti quelli che ci sono venuti a trovare, compreso i tanti attivisti. Grazie a tutti, è davvero bello rappresentare il Movimento 5 Stelle. Cambiando la storia. Io l'ho sempre detto, non lasciateci soli, abbiamo sempre bisogno da cittadini del supporto dei cittadini. Grazie a tutti. Tutta l'Italia si sta liberando, complimenti a chi ci ha creduto. Una vittoria schiacciante. Ormai il cambiamento a Noicattaro ce l'abbiamo e quindi ringraziamo tutti i noiani che hanno creduto. Spero che da domani il vento nuovo porti qualcosa di costruttivo per Noicattaro. Grazie a tutti. Tu sei un'anima, 5 stelle. Il 60%, Maruolo, quindi. Vittoria di chi alla quantità, ad una super coalizione, ha preferito una sola lista, la qualità, e la vittoria di chi alla mancanza di soldi ha sopperito alle idee, e la vittoria di chi ai singoli ha preferito una squadra. Grazie a tutti. Una data storica che si ricorderà nel tempo, perché Noicattaro ha capito per la prima volta che c'è una forza nuova, alternativa, che può cambiare le sorti in meglio di questo paese. Sì, festeggiare è bello, ma da domani bisogna mettersi subito al lavoro. Io mi auguro che i cittadini ci siano sempre vicino, perché noi avremo bisogno dei cittadini, siamo determinati, abbiamo voglia di realizzare il nostro programma per il quale i cittadini ci hanno premiato. Vai, vai! Questo risultato, ragazzi, grazie a tutti, 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 ora tocca a noi il consiglio comunale, dai ragazzi, grazie, sì, abbiamo vinto. Abbiamo vinto assieme. Sindaco. Vittoria inaspettata. Sì, inaspettata anche perché non mi aspettavo, appunto, dopo 30 minuti dallo scrutinio di ricevere questa percentuale. Io pensavo ad una partita ad armi pari fino all'ultimo voto, invece
è stato questa indicazione della gente, è stata per noi inaspettata. Abbiamo il sindaco 5 Stelle, così come anche Ginosa, e in tutti i ballottaggi a livello nazionale. È un segnale chiaro che la cittadinanza si riprende alle istituzioni, entra nelle istituzioni a partire dai comuni, comuni dove vengono amministrati i soldi delle tasse dei cittadini. Stasera hanno vinto i cittadini, il movimento si afferma sempre più man mano che la gente capisce da che parte stare. Noi rappresentiamo il popolo, per questo ci chiamano populisti e vogliamo semplicemente fare i loro interessi. Da domani Raimondo con la sua squadra si metterà al lavoro, noi li supporteremo e i cittadini avranno finalmente la possibilità di far sentire la loro voce nel Consiglio Comunale. Ecco, adesso cominciamo a capire i disastri che hanno lasciato, andremo a vedere quanti soldi abbiamo in cassa, cominceremo a dare trasparenza e meritocrazia, perché è dalle piccole cose che si potrà vedere il cambiamento. Un risultato stupendo, 5 anni di duro lavoro, primo gazebo eravamo in due, solo in due, in pochi mesi siamo diventati 3, 5, dopo un anno 10 e dopo 5 anni, non lo so, vedete voi quanti saremo, qualche migliaio. Bellissimo, grazie. Ero consapevole che la comunità 5 Stelle fosse a noi Cattaro numerosa, perché siamo partiti da un risultato delle regionali abbastanza importante. Io pensavo che i 2500 voti corrispondessero a 2500 persone, invece stasera abbiamo avuto probabilmente un risultato che noi Cattaro porterà sempre nella propria storia. Cioè, abbiamo scritto un libro nuovo, o quantomeno cominceremo a farlo assieme. Probabilmente queste parole in questo momento sono colme di gioia e di emozione, probabilmente non lo ricorderò fra 5 minuti, però quello che vi posso garantire è che questo è un risultato che abbiamo ottenuto grazie a tutti quanti voi. E la gioia di stasera, almeno per quanto mi riguarda, ma sono convinto di parlare a nome di tutti i candidati consiglieri, non solo quelli eletti, anche quelli che ci hanno messo la faccia fino alla fine, tutti gli attivisti, questa determinazione noi porteremo in Consiglio Comunale. Io ringrazio davvero di cuore tutti quanti, davvero, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo, non lasciateci soli e stateci vicino. Grazie a tutti quanti.